Saluto a tutti, ci siamo da mutare di Nuova Iesa di San Cesario di Dallone, perché mica boh canto sacro, ma mi parla appena una forma di canto che è particolare, mica solamente la Corsica, perché si trova anche un paese a Vasco, Sardegna, in Italia, anche in America del Sud, avete capito? Vogliamo e risponde. Allora, vogliamo e risponde in una forma appena particolare, perché oggi è vero che si può dire che le tracce di spari in Corsica. Allora, abbiamo ubitato forse l'ultimo che hanno conosciuto l'Ebica d'oro, si può dire, tu chiami risponde, e poi due giorni che hanno lavorato in onda questo conto. Allora, io voglio presentarci Giacinto Orsucci, c'è Charlino Orsucci, Olivier Ansè, e poi Francesco Luciani, che ha fatto anche un lavoro, un studio all'università, non tu chiami risponde. Allora, oggi mi faccio piacere che tu ci ricevi dove al paese di Dallone. Mi faccio piacere anche a me che voi siete venuti. Allora, ma però, dico più vecchio, non è mica per dispetto che dico quello. Ah, sicuro, ma faccio... Hai conosciuto, a prima volta il tenso di chiamare rispondi, come dimmi appena. Chiamare rispondi quando sono andato. Allora, mi dico non faccio mica. Chiamare rispondi per noi, e quelli l'hanno inventato. Noi quando eravamo giochi, babone, mozie, mozigli e tutti, hanno sempre fatto chiamare rispondi. E la giunta in me, che tutte queste cose c'era una festa, erano i nostri vecchi che tenevano appena là. Lasciando, quando se ne andavano, quella era finita. E quando gli erano, casa era famiglia. Allora, per quel caso, voglio mi rispondo, mi ha lasciato tanto. Che ciò lì andava a mangiare, e piccola, e capisce tutti, si fermavano. Ma chi lo mandava, come facevano a improvvisare, quando era decidito? Non mi mandava nulla perché era normale. Era tutto affatto normale. A voi è diventato appena complicato, appena... Sai, non vorrei mica spiegare tutto perché... Allora, ho mandato a Carlino, che Carlino si vede ogni tanto, si vede tutte queste feste, si vede... Tu, Carlino, allora, si può dire che uno degli ultimi di tradizione di Ugliamo risponde in Corsica, mentre mi dice che... Ti ricordavi la prima volta che ti hai improvvisato? Quanto mi appena? Beh, la prima volta che ti hai improvvisato è un pezzo. Ma io dico, tipo, se lui che Ugliamo risponde è un gioco. Ma fare di... ed avere volontà, di saperlo fare. E sapendo io qua, o se non vale mica bene, non vale mica bene che tu prova via io imparo. Io mi rispondo se imparo mica, è un affare naturale. Ma come ti sei visto che tu sapevi che... Non l'ho visto, ma... Da per me, a che sei che prima se l'ha visto? Cantavo la sera, mi chiamavano un cucco. Allora, che voleva dire io? E poi sentivo cantare zio, sentivo cantare babbo. E stavamo assenti, ci piattavamo stare assenti, perché certe volte ci hanno cantato la chinossi, ma stavamo assenti. E mi è venuta così, è venuta come l'è venuta. Se ne fosse con la Isa di quando sono nato, ma si è sviluppato anche dopo. Allora, Olivier, a nuova generazione si può dire che è più giovane che voi. Olivier, tu, come ti è venuto chiamare rispondi? Dimmi appena. Chiamare rispondi a me. Io sono tutto un devo canto piuttosto per via la Bagilla. Il primo canto che mi ha avviato è stata la Bagilla. Ma la Bagilla, forse mica, è la più bella scuola per imparare la poesia. Perché le nostre Bagille, a più parte, sono pezzi di canzoni, di già mi rispondi anche, di Ugiarati, di Serenati, di tutto. Eugenio comune, cioè la memoria comune, ha ridimuto e più belle passate, più belle strovate. Questi cantano in Pagliella, si dice che quello che cantò non deve canto, non deve poesia per via Pagliella, senza manco Urella, senza manco Arbesi, ha avuto a scuola di poesia tradizionale corsa e ci viene più facile. Proprio ci sarà, se commutiamo Razzino, io essendo una famiglia di poeti, mo abbone, so fratello, mamma Bugiarà, quelli che andiamo famiglia, hanno sempre cantato, appena come l'Orsucci, l'Orsucci di Dallone e la Covini, hanno sempre cantato, le mondo usanghe, le mondo a nostra maniera esse, dunque sono questioni che non c'è mica faccio a rispondere, perché sappiamo manco per noi come siamo tutti veramente in questo campo. È naturale. Allora, volevo mandare questa puta a Francesco, hai fatto un studio durante voglia mi rispondi, perché non è mica che corso, si trova una storia mi rispondi, non è mica un... Ah, si trova in tutte le società di radio mediterraneo, diciamo, il canto è presente nel Mediterraneo, anche nel mondo, ma è una pratica che si è sviluppata di sicuro in maniera sparente ogni locale, anche forse a livello di rime, ma si è sviluppata in parecchi paesi. Ma cantano in Sardegna, in Toscana, o paese Vasco, in Noci? Ma c'è stato d'altronde parecchi scontri che abbiamo fatto in Italia, abbiamo fatto di Carlina a cantare.
A pratica è la stessa, dopo ci sono i scambiamenti di metriche diversi. Un'altra maniera. Un'altra maniera. Ma l'origine, hai un'idea l'origine di questo canto, da un lupo bene? Si può dire qualche parola, no? All'origine, ma se non regoliamo un tanto, io penso prima di tutto, io voglio rispondere di un'arte che è nata nella campagna, nel lavoro. C'erano gente che campano, un canto che faceva campare, ridimava la vita dei lumi, e mica solo che vogliamo rispondere, il canto ha sempre ridimato la vita dei lumi. Dunque, ma sono morto lontano, è nato nella società di agropastorale. Il canto vogliamo rispondere a Badile e tutti gli altri canti tradizionali. E qui ci troviamo in chiesa, la dinanza sacrestia. E poi siamo vicini a quella di Santa Maria. Un voglio mica manca, mi prega la poesia. Infatti, allora, se capisco, c'è un poeta e poi c'è uno che faccia chiamare e risponde. Allora, un poeta non è mica, forse non sa mica fare chiamare e rispondi. C'è un poeta che scrive.
a scrivere in un'altra maniera di poi mi risponde, perché scrive, ne puoi scrivere una linea, voglio un ammone e riflette con te la che parla, ma vogliamo rispondere, rispondi su, ma ovvero vogliamo rispondere, ovvero vogliamo rispondere, chi pigliava l'ultima parola, quello che ha fatto la poesia, e di rispondere a una tassa di parola, e ero un tiro a donna a una tassa di parola. Affilato così. No, questa era un'arte, dopo, quando tu andavi lontano, lontano, e donne dire lontano, perché prima, oggi non lo sapevo. Quando ero un matrimonio, cantavo gli sposi, cantavo il Micca e piccolo, il buccio come la donna. Allora, tu Carli, allora, come ti viene? Si può spiegare? Non si può mica spiegare, è una passione, è naturale, non si può mica spiegare. È un mistero, eh? Lo sai? Che quello ti spiego, come ti spiego come l'hanno venuto, non ti posso mica io. Ho cominciato giorno, e lui ha cominciato, domandava una volta a me, quando ha cantato per morta con me, mi parlava che non c'era che Pompaciolo. C'era Pompaciolo e basta, comanda quando la Juventù. Quando la Juventù riposa d'ori fiecavole, mi pare stanco. Simili Pompaciolo, non gli conoscevo un altro. E questo era il mio abito, quindi questa me ne vanto. E questa che è venuta così, è venuta così. Ti vanno quando tu canta, se no. Ti vanno quando tu canta, se no. Quando vanno e quando no, certe volte rimane. Quando vanno e quando vanno mica, sai. Olivio, un contesto, perché innanzi i paesi cantavano, un contesto ha cambiato se a fare qualcosa, perché non è più l'occasione, siete diventati cittadini, si può dire. Un contesto ci faccio assai, e a me, giustamente, un affare che ci tengo assai, se mi ritrovo in una scena, mi devi gustare cantare, non mi viene mica facile, mi piace mica. Vogliamo rispondere, cioè, e appena come tutto, cioè l'usia è un ambiente naturale, come è che se tutti ritrovano una tondera, io tre che canto, si face naturale un matrimonio, e tanto è vero che mi rispondi. O Francesco, un fatto di essere diventati cittadini, dei paesi a vita cittadina, forse che è una delle cause di sparisce, di face sparisce, sì. No? Come l'hanno detto, non c'è cioè, l'idea di contesto, dicendo non parere contesto, perché chi, boh, agli aggiunto e a Carlino, non si sono mica detto un giorno, ma un parola mi rispondi. Un contesto che la viene era un contesto di paesani, di cantaori, e non si sono mai posti la questione di sapere se la viene imposta o no, gli è venuta sola a fare. Hai messo abiso, zii, paesani, e un fatto di sicuro che la società si è cambiata, eh? E beh, anche gli mi risponde, più o meno si è persa appena di più, e le pratiche sono cambiate, un po' a imparare, soprattutto le pratiche a imparare, perché oggi i giovani non imparano più della stessa maniera che hanno. Ci sono, per esempio, ci sono attili che mi rispondi, certi imparano da internet, anche in scuola, e messo anche in scuola un pochi di attili in piazza per poi imparare e trasmettere le lingue. Ma io ci parlavo la lingua, ho il vocabolario è un po' erito, è bene che i giovani non mica vocabolario che parite voi, anziani. È sicuro. E poi c'è un affare, non sanno più pronunciare parole, non la pronunciano più come noi. E ci sono le voci terribili, soltanto ci sono i cantano. Ma quando eravamo giovani, io ti dicevo io, forse mica di che un uomo mi ha fatto, un uomo si piattava per sentirmi cantare, ma sarebbe caduto c'era un qui a cantare. C'è appena rispetto, non gli ha mai risposto. Io ti ho visto in certe occasioni, era appena rispettoso, come tu. Un disprezzo è come la loa, poi quando e poi un disprezzo è più facile. È più facile la disprezzare che allora, non è più bene più facilmente. Ma il disprezzo si è bande, c'hai il disprezzo e poi c'hai la bicchiglia, la chiamano la bicchiglia, non è mica la stessa come lo disprezzo. Ma si sa, se appena così, senza questo disprezzo, è tutti quanti anche lontano. Tu Olivier, hai fatto, dopo mi vanno ragazzi uno. Carino, conosciva. Perché l'ha detto Anzola, vogliamo rispondere avanti tutto a un gioco. È un gioco, allora per praticarlo ci vuole avere di non sospirare appena da città, appena le punte di quello che ti altrimenti se ti avviamo male tutto ciò che tu senti, se non puoi mica fare. Ma per rimanere non so chi si è detto, c'è un affare mi pare importante, l'hanno detto, tu dobbiamo rispondere non solo un canto, no? Domandare se la differenza tra un poeta all'imprenditore, io faccio la differenza con i cuochi, ci sono i buredi e ci sono gli imprenditori. Ci sono i buredi che poi non sono imprenditori, ma ci sono gli imprenditori che sono
buoni per la poesia, ma se non hanno una poesia per toccare il cuore e niente, non c'hanno mica aiuto. So, hanno più facilità l'improvvisazione. Dunque, sono due affari appena sparenti. Non così, certe volte, in te vogliamo rispondere, ci vogliono appena di poesia, ma vogliamo rispondere, e sa maniera di rispondere, di dare un filo su te, tu ti trovi la parola giusta, la frase agacciata giusta, con del giovane, in quella maniera, in quella forma, e di nuovo, cuga. Sì, d'accordo che lui dice. Sicuro. Perché tu facevi anche poesie, ma ti senti capace di improvvisare? Più o meno. Dice che sono più pratico per fare una poesia che per poesia di muro rabbio. Ma ciò che lui dice. C'è di nuova pratica, ecco. C'è una pratica, c'è una nozione che è sempre importante, è quella del tempo. Ma dici che c'è la risposta, c'è quantunque. Se per fare una poesia puoi arrivare anche 3 ore. Invece che per dare una risposta c'è solo 3 secondi. C'è 3 secondi, è vero. O 10 secondi è per. Non è mica la stessa avere una poesia. C'è soprattutto, c'è soprattutto una meccanica a mettere in capo. In la costruzione di astrova, se vedeva una poesia, astrova una poesia, poi arrivate quante volete. Una astrova che mi risponde, boh, avete poche secondi, ma soprattutto c'è una gauda, c'è una chute, c'è una gauda in posa, e per costruire c'è una meccanica in capo, e un bene mica sola, c'è la mette in piazza una struttura. Che tu sappia quasi quasi che stai alla fine, perché sa sempre. Cioè, quasi quasi a pensare ciò che ne mai alla fine si riempie un po'. No, certe volte sono gli ultimi versi che ti vanno i primi, e dopo sai che dove stai a giugno, dopo a maniera di giugno ci improvvisati. Ma io gli c'è un vocabolario ricco per fare. Sicuro, ma vedi, parlavamo di vogliamo rispondere perché ci sono sempre state storie con le toccanti in disprezzo. Vai il mercato in chiesa, forse non me la rimuovo mai. Sai che a poesia andare sempre a seconda, mi faccio piacere di trovare la sconda. Per me qui per tua igia cosa sarà di stessa. Ma l'improvisa indesia quanto a me un'è permessa. E oggi canto più spesso in cura media messa, e per le buono canto e per le buono sono. Ma o mio chi fa che piace e di non trovarmi ci sono. Esso balle e canzone in cappella di Sant'Antone. Ciò che tu belli per vento le bugia, son ti trovi mica meno c'è compagnia. Più canteria. Siete voi foresteri, noi tuoi paesani. Qui c'ho le mie anse, Francesco Giuliani. Quando mi canta a me, ci lascia piccare mani. Sa mica tanto asciato e la mia musa è feroce. Ho fatto i cantagneggia, mi sento scappato.
scappa oggi. Allora che la ogmelu mi faccio un segno di croce. Mi rispondi con altri come Olivier o d'altri, hai un problema di vocabolario, il barullo, o non c'è mica? E no, bene così, bene così, bene a prella. Se non vale mica a prella, non vale bene a testa, da circa un vale bene a tutti i sensi. Ma io sei stato in Italia, sei stato in Toscana, contami appena quando tu sei andato in Toscana. Sono stato in Toscana, mi c'era noi, siamo stati in Toscana. Allora, chi si è passato? Allora, abbiamo cantato, c'era 27 poeti, non cantano mica come noi, altri via ti può spiegare, come... Diamo un... Come vogliamo? L'ottesimo. Sono 11 B, 8 S, 11 B. Ma gli stessi voti? Allora, è lì, c'era che è più facile. È più facile di farla come Edi che di farla come noi femmino. Perché? Non lo so perché. Ma la struttura è gli stessi? La struttura è mica gli stessi, sono persi 11 B, invece noi sono 8 B, 11 B, se non mi sbaglio mica, a forma più diretta di italiani, cioè, e sono 8 S, mica... E rime sono doppie. Io tagliavo un affare, parlano i B. Noi improvvisando i B non abbiamo mai parlato, non abbiamo mai parlato. Non è mai successo. Non è che ho che parlato di i B, dopo che lì... Dopo... Perché questa è quella di studiare, la sa. È naturale, ma è la natura come vuoi. Allora, so me come le salate, ma lascio so come me. Ci sono io, ogni che questo con un giornale. Tanto viene faccio tanto più. E cosa dico? Io non trovo manco io a parlare. Ma questa, come sei tenuto un affare estero, un estero. Voglio essere sinistro e poi non così mica. Tanti auguri di lontano. Tanti auguri di lontano, perché auguri di lontano. Oh, non c'è, Uerso, perché è un canto un fattino. Sì. Più o meno gli stessi in tutta la Corsica o ci sono i versi differenti? Comunque. Ce ne sono i versi differenti, poi soprattutto da un paese all'altro, manco da una persona all'altro. Ed abbiamo un caso di Agento e di Gallino, sono cugini, sono le stesse famiglie, lo stesso paese, non hanno mica lo stesso verso. Diciamo, non hanno mica lo stesso dono io oggi. Di Agento ha una voce di terza, di Agento ha una voce di seconda, e Gallino ha una voce di terza, perché gli affari cambiano. E poi soprattutto tutto ognuno fa il suo proprio verso. Non c'è mica un verso particolare a un paese, io non ci credo mica a questa. Un suo verso della propria persona con cui si faccia di bestia. E basta. È personale, Olivier, è personale o basta? Il verso è personale, ma io ci tengo assai il verso, perché cioè mica scordarci, ma le due canzoni che vogliamo rispondere poesia, ma di nuovo canto. E qui abbiamo la chance di avere Carino, Diaginto, Francesco, sono gente che hanno un verso corso, un verso. Come bisogna rispondere naturale? L'uerso non è naturale, non c'è mica rifletto, ma l'uerso diventa naturale. L'uerso conduce qua dolce. Cioè, qua dolce tu conduci l'uerso, l'uerso qua dolce, se no tutto il mondo ha mica lo stesso l'uerso. Io se devo cantare con l'uerso Sciallino, diciamo c'è a ripigliare un mio quando lo cantai, perché è la parte appena di buco. Io se devo cantare con l'uerso Sciallino, gente non mi sa mica. Perché è la cosa, è giunta, io è... Poi, siccome Luigi Olivio mi risponde di un canto. Cioè, mica, allora, certi diranno che è un affare di poesia, è di poesia, sicuro, ma oggi è assai importante, e dobbiamo capire chi sia.
Chi in poesia gli ha una uggiaccia e vede abbassare più male che chi ha una bella oggi. Perché chi ha una bella oggi, si può anche mettere tutto e non fa mica rima tutta fatta giusta. Dice, oggi aiuta. Copre tutto oggi, copre. Oggi copre i fetti anzi. Soprattutto gli odi oggi, che a più parte di tutto il pubblico non capisciamo manco se... So che rimo, o manco sentono cantare poco questo e sono contento. Taglio a un caso, non voglio mica che la sia sostita l'uomo. Oh, no, non siamo che noi chi la sentiamo, voi lavoro. Oh, e poi se vero e davetti Luigino, pego che tu sei contento e c'è il mio cugino, chi l'hai vicino a te un nobile canterino. Senti della Luciani, cuerso niurinco. E anche l'urin da noi, banchi mezzo mezzo al vinco. Che l'una pianiga un razzino si russinco. Ah, l'amico di Berdaba, di ore di qualcosa. Un solo due noi, o che resiste in prosa. Per parti di Niolù, un reggere vantaggiolo. Messa proa
quando non è moglie ma tua risposta la già tua. Tu hai vantato a Edu che ne faceva tua. Un'altra la voglio fa e spero di non farmi canori. Dalla cuore e tallone i buedi erano eroi, ma vaccia Luciani chi canta meglio che noi. Pessa gusti Luciani, banco conosca poco. Vengo che è abituato e si presta al nostro gioco. Io gli do tutto l'onore perché ho il tallone. Non su cantate che mi rispondi noi fiere, noi canti, ma oggi se li danno un modato con loro una scena, fuori a me rispondi. A disenterebbi? Non mi cali stessa. No? Non mi cali stessa, ti giungi in fiera canti, non importa che. Invece tanto una scena, c'è tutto canto che danno un mandato. E diventa un spettacolo. Non mi cali, sì, bene, se non ti piace un soggetto, ma se non ti piace mica, hai sopravvato a cantare stesso. E tanto è più duro. A forma è importante. Lui che... Piemo il caso di quelli che cantavano una. In dei tempi quando li cantavano, con Pagiolo, Minnello, tutti questi, Orsucci e compagni, tutti i vecchi. Cioè di e cose me le so, dico mica sicuramente cantavano meglio che noi, questa è. Hanno cresciuto bene, ma poi hanno avuto un'altra vita, un'altra generazione, ma per me erano super attaccati a quelli oggi, normale. Ma so che posso dire quantunque chi penso di Pompagiù, l'Orsucci, Minnelli e compagnia, anche l'avranno avuto certe volte, perché si erano sbagliati, so che c'è chi, in dei tempi non c'era mica tutti questi affari per registrare, per filmare, per fare, si faceva che a niente, che hanno ritenuto, appena come a Badiera che regia ancora, hanno ritenuto, è più belle passate, più belle strofate, e noi ci ha accaduto di cantare, cucciare, mi ricordo una volta abbiamo cantato, ci abbiamo filmato in due ore. Cantavano, ci hanno filmato tutta la seratina, non eravamo mica tanto in forma. E beh, dopo quando hanno notato la telecamera, mi attaccato davanti agli scarpe. Mi ricordo che ho finito così, ho detto un po' i paragonai, le scarpe qui, miei, chi beste un 37, chi beste un 41. Ah, non so più. Un fatto giusto appunto. Il calcio 41 e il calcio 36 e per questo c'è lì che ti mucano i piedi. Questo è mai venuto a me. Ma voglio dire, hanno filmato, hanno mostrato le poesie, so che l'hanno scelto lei, poi se secondo me dopo con la palistessa, hanno messo secondo come noi eravamo la voce, usona, e dopo a realtà dai. Ma, ok, mi rispondi. Secondo, invece in dei tempi ritenivano veramente la strufata abbassata più bella e oggi a mente a gente sanno sempre le poesie, Charlene Zapparetti, di vogliamo andare a Francesco, sta poi sulle nuove generazioni, voi siete più abituati alla scena e lì manca a dirla, perché contattando non c'era mica spettacolo, e infatti a volte diventa vogliamo rispondi spettacolo, volete spettacolo. Di appena c'è un'idea a volte di teatralizzazione dell'arte, semplicemente perché chi in dei tempi quando l'impurisano, cioè gli famoso, vogliamo rispondere di un canto vestito, impurisano delle viste, non ha né bisogno né di scene, né di micro, né di nulla, impurisano c'è un mondo, cantano a bagliere. Invece che oggi, se un buon di mica mi organizzano, chi mi risponde? Non si va più. C'è questa idea appena d'organizzazione e che rompa appena il radio. Sto tutto paesano. Non era uno scontro, era scontro logico. Mi scontrava di nuove viste come c'è. Gli è ruina d'oggi, di questo c'è da casa, che la sanno come me. Abbiamo primo, cantiamo tutti l'anno con 200 lauriti, fino a che noi abbiamo cantato, per noi cantava tutto il mondo, a Romanina, quando è tornato a voglia cantava. Ora c'è due donne che giungono, per mettere l'ordine, mettono una bagaglia, non lasciano più cantanti. Ma da che non mi cantava la dura? Tutti i canterini, lo sento,
ancora stasera con Pietro, ha detto a Davide per venire 10 minuti. Che usciali, siete irrangiati infatti, si può dire. Che? Siete irrangiati quando hai antisemite. Sì, sicuro, sicuro ti irrangiano. Che no, io non sono lontano di lui, perché c'è una forza. Se tu si impena improvvisazione, poi non attacca un attaccato francese, parla a cantare francese, si irrangiano. Quando ti aspetti, senti cantare, aspetti che tu finisca e poi più io l'ho messo, uno piglia via presso il nastro, non lo so tu. Quando ti aspetti che ti chiamino, che ti hai cantato, o sei pronto o sei mica pronto. E come io sono cenato, quando ti ho cantato, avevo sempre il telefono in marcio, mi dice, ci volevi la foto vicino a mio cugino. E mi ho sempre cantato insieme, fa che gira il destino. Sì, arrima un ciabandona e si oggi un cibrecode. Come andiamo sempre fatto, avremo in oggi. Che quando tu amiai, feglia la mia di borghe. Ci vorrà colire, risponda e parla di un passato. Quando canto con Sciallino non mi son mica scordato. Perché mi pare di vedere un mio zio e un mio abu. Sento l'emozione. Essendo la prima volta che mi cantiamo un tallone. Manchiamo appena di forza, ma c'è sempre la passione. Di montane a passione quando è tu mi sei vicino. A un manco per far bene che tu era un razzino. Quelli che li sanno tutti, o la razza di l'orsucci. Non è mica un segreto. Tu e quelli non si ballava né di deboli né di forte. Ci n'era la scipa vedi cantano tutta notte. Andavano pochi per curiosi e fotte. Ah, dimmi la franca e chiara, un ego mio peccato. Avaccio come i vecchi quando li m'hanno imparato. Che mi ne ricordo sempre, un me ne sono scordato. Oggi ci va bene come vuoi tu? Va bene, sti chiami rispondi. Va bene, va bene. Lo dico come le va bene, Feglia, come le va bene. Feglia, che prima
quello che cantava, cercava che le rimassero. Avale, e quelli che scrivono, dicono so che si passa senza né rima né nulla. È una canzone anche questa, non è canzone su cui ne so. Allora la bene, che volevo dire? La bene sono i suoni che vanno a parlare bene. Tu Carli? Io ho inteso qui un tipo di 30 anni si può fare. Tanti chiedi, ma si può fare. Ma 30 anni se tu non sei un tipo di più forte. Se tu sei mica niente, un tipo di più forte a 30 anni. Cioè nasce un parato. Cioè tutti facciano niente. Tu Olivier, che si è la nostra generazione? Sono di 93. Cioè, una generazione mizzana, cioè mi faccio più parte non più di giovani, ma io tengo a dire un affare che io mi rispondo come tutti gli altri canti regionali. C'è un contesto culturale, umano, che gli corrisponde. E nella società d'oggi questo contesto per lo più non si ritrova più quello che in dei tempi per addormentare i zitelli andavano i zitelli, uno cantavano le nanne, i sirenati andavano a cantare sotto i bottiglie di esonice, ora non si può più fare un affare così, la società è cambiata, non potete più andare a portare sirenati, altrimenti mandano i gendarmi, eccetera, eccetera. Ma a Badiella, che è importante, mi pare sia importante a Badiella, e udiamo rispondi, sono forse i soli canti regionali, non hanno mica bisogno come ad un dera, a Ribiera, c'era un canto a Ribiera, ma già la fa a Ribiera per cantare, altrimenti diventa un canto che tu canti per i cittadini. Invece udiamo rispondi alla sua situazione che è, come a Badiella, una situazione, basta che ci sia una situazione appena festiva, dove niente si adunisce, si ritrova una vedia, un ribasco di famiglia, un matrimonio, un battesimo, una bondiera, non importa che. Quindi non c'è mica una necessità di ricreare, di ritrovare la società corsa tradizionale tale e quale come l'era nostra. Si fa che chi odia, i lui canti che hanno sempre la possibilità di spannarsi anche pure nella società moderna, in dei caffè, in dei vesti, insomma, io mi rispondo a Badiella, pure se non è che a Badiella continua a dire, forse più via a Wacca che a cent'anni fa. A Badiella forse è tagliato la voce per farle, poi la voce la fa. Ciò che è interessante è che o canto corso, lo vedi, è normale che lo vedi, ma è bene che a Badiella mi rispondi su affari che sono nuovo tempo, campano nuovo tempo, penso che non mai cambiare, no? Sì, perché ci sono canti che rimandano a un ambito vestito. E quando voi siete giovani, in una vista, anche in facoltà, e siete i giovani, cantano a Badiella, cioè mi risponde appena di meno, ah, bene, in più, ma c'è stato in vista di yoga, no? So che vorrei è che non c'è nessuna ragione che lo sparisca, che mi risponde, perché l'uso tradizionale, quello lì va a vista di trovarci, c'è da mica amore, spero che intanto che camperemo, c'è da sapere. Non mai. Voilà. E non dire, e tripiere, questo smarisce, la società di non, insomma, di ritrovarci in dei caffè, in dei vini, Carlino mi dice, a noi tempi ci conosciamo tutti, quelli improvvisano, se abbiamo moglie, si può contare non te di una mano, si può dire oggi. Questa può aprire. Come vuole salvare un canto, una forma di canto, se non c'è più nemo? Ma come dicevano i poeti, se non sei mica poeta, ci sono chi vogliono cantare, non sono mica poeti. O se no c'è appena vergogna. No, non sono mica poeti. Si permettono di cantare senza saperla fare, ci sono. Cioè, dico il fatto che parlavo a Badiella, facevo un paragone, lo puoi fare per via di aspetto sociale, la stessa di Marte, poi il fatto che nella società d'oggi, un giorno corso, se la possibilità di cantare a Badiella di fargli mi rispondi, la da buttare assai, perché c'è un contatto in cui sono vecchi, dunque c'è un virus che non è mica rotto da una generazione a quell'altra, questo è importantissimo, perché questo è un cuore di canti tradizionali, così, ma c'è una differenza maggiore da Badiella che mi rispondi, perché se chi ha Badiella, penso che ha Badiella da continuare forse a fare, e chi... Poi vediamo i rispondi, c'ho a parlare la corsa, poi c'ho a parlare anche lui, poi c'ho a magistrare, tutta una magistrata di mica la lingua vese. Non sapere ciò che tu dici. Voilà, invece per a Badiella vuoi dire certi cantoni a Badiella. Ma a Badiella non sta a fare. A Badiella un testo rispondi, scritto. Rispondi solo con una pratica della lingua che sia abbastanza fecchica. Ben tenuta qua a Badiella, Badiella è scritta. Noi oggi ci so che cantano a Badiella, non sanno mica... Sì, ma e canta noi? Quello è un affare che manda a Sciarillo tutte le volte che li cantano, mica ce le diremo mica, ma a me a Badiella è qualcosa che mi piace più che tutto questo, ma a Badiella, perché a Badiella
l'hanno sempre fatta, tutti i riagano con cuore, tutti quelli che stanno cantando i cerchi facevano bagliette, ma ne più bagliette e commedia. Allora, e dove dice sempre, mettiamo la bocca a niente, che tu non puoi se mica cantare con la moglie, la bisco in io, ma bagliette no, basta, non tutti. Allora, se tu pigli mica questo, come muoviamo la bagliette? Se tu parti in autodono, se tu parti in seconda autodono, a darci, una bagliella ti puoi muovere. Ma dobbiamo farla, ma a bagliella, cioè, a bagliella è scritta, boh, sanno e barone all'avanzo, vogliamo rispondere, ciò a cacciare la seconda a rima. E poi c'è una difficoltà, c'è scegliere di rima, c'è l'idea di creare una frase con questa sillaba, beh. C'è assai di più difficoltà che... Siamo in un altro mondo che vogliamo rispondere, non siamo più... Quello che risponde cerca sempre di far meglio che quello che ha passato prima e quell'altro dopo lo vuole sempre continuare. Dopo ce l'aveva parole che io... Parola c'è davanti, se c'è la parola c'è davanti, non c'è davanti. Siamo giunti a loro perché la gente non è poche poche, ma dove è? Non ha appena, canta appena. Allora, boh, in poche parole, tu Carli, pensi che... Dopo a te c'è adesso qualcosa, dopo parlo di Olivier, caccio, dopo a voi. Dopo a me mi c'è Olivier e c'è Francesco. Questa la posso dire, l'altro non mi risponde un mica. E voleva dire, non rispondo un mica. No, ce ne d'altri sicuramente, ma che non conosciamo forse mica. Ma io, la band non è mica tanto chiaro. Non è mica chiaro, ma qualcosa si può fare. Ai miei mesi di valla c'è a scuola, il già ti permette di trasmettere, c'è un ebogli di cantori, di cuisori sempre presenti a Bonuva. A scuola è una cosa importante. A scuola, Francesco, a scuola voglio a carchi sia che la dice. Sicuro. Ma quello con la mica a scuola non vale la pena che tu provi andare. Ma di forse uno degli ultimi spazi, gli ultimi luoghi dove si può imparare qualcosa. Perché in delle case non si parla manco più corso. Quindi. Poi c'è a te alla fine e a te. Ma io vedo che quello che è andato a scuola. È più facile che a quello che c'è mica andato lui per fare poesia, no? per fare già mi rispondi. Perché tu i tasti che tu non sai mica. È così. Allora, vi ringrazio a tutti, abbiamo imparato forse a fare interessanti, perché pare che è una forma di canto che si conosce male. Allora, noi abbiamo avuto un grande piacere di seguire in tallone, si può dire quelli che oggi improvvisano meglio in Corsica. Vi saluto a tutti. Be nudo.
triste amor. Soprattutto se le fa.